E infine, Elon, vuoi raccontarci del tuo rapporto con l'Italia e se pensi di investire in Italia? Questa è una domanda che ci viene dal pubblico. Ah, sicuramente. L'Italia mi piace molto e ho chiesto a Mauro, che è responsabile di Ithio Technology, che gli ho chiesto di venire qui ed è italiano. Se vuoi raccontare qualcosa. Good morning. Buongiorno. Sorry. You can speak in Italian, right? Sì, sì, puoi anche parlare in italiano se vuoi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno. Quindi tu vieni da un paesino, vero? Small village in the north. Sì, un paesino nel Piemonte settentrionale. In Valdossola. Valformazza. In Valformazza. Which is in the same region. Che è nella Torino, stessa regione in cui è Torino. Certo. But I think it's funny, just think about you grew up in, and your family's been there for a long time. La tua famiglia ha sempre vissuto lì, vero? Sì, direi alcune centinaia di anni. Nel paesino. Però tu hai deciso che volevi lavorare con la tecnologia? Sì, esatto. Infatti ho deciso di esplorare delle varie opportunità e quindi sono andato in università a Milano e anche alla Caltech in California, poi alla NASA e poi mi sono reso conto che imparavo troppo poco e per cui sono molto felice di essere qui in SpaceX. Sono qui da diversi anni. Ci puoi raccontare che cosa fa? Puoi raccontarci cosa fai? Preferite che vi parli in italiano? Sì, sì, sarebbe bellissimo. Seguo tutto lo sviluppo dei veicoli, del modo in cui possono tornare dallo spazio quando stanno a 20-25 Mach e devono fermarsi senza distruggersi e senza diventare una fiamma, bruciare tutti. Quindi lo sviluppo dei materiali, come crearli, come installarli e come riutilizzarli. E anche e anche ispirato dalla ceramica, no? Perché assolutamente stiamo facendo queste piastrelle esagonali nere che avete visto su Starship e abbiamo imparato da come fanno le piastrelle a Imola e a Sassuolo, come vengono verniciati i pannelli delle cucine italiane, come si può riconvertire degli impianti per fare il latte condensato che abbiamo preso in Croazia, per recuperare l'acido usato per purificare le fibre, per cui ha come usare i serbatoi dell'olio per macinare le fibre che abbiamo preso a Bari. Mettere insieme tante cose per imparando da tanti anni di storia. Raccontavi delle tecniche che hai utilizzato. Sì, il sistema di recupero dell'acido, quindi che legato a quella azienda che produceva latte condensato in Croazia. Sì, sicuramente queste sono alcune delle tecnologie più avanzate. Sì, utilizziamo tante tecnologie che sono utilizzate anche per le piastrelle e tante vengono appunto dall'Italia. Assolutamente sì. Quindi abbiamo imparato moltissimo.